una delle grandi classiche del calendario italiano, finale durissimo, oggi bisogna fare bene. Sì, dai, è un corso importante, abbiamo una buona squadra e vedremo durante le corse chi starà meglio della nostra squadra. Dai. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo. E pedalare sulla salita del San Luca tra due ali di folla sarà una grande emozione. Sì, esatto, è la prima volta che la faccio, mi ha già raccontato questa cosa, questo fatto e dai, sono molto emozionato per provare queste emozioni. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera. Altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Edoardo Tardini, qui non c'è solo in palio il Giro dell'Emilia, ma punti preziosissimi per la Coppa Italia. Sì, c'è in palio questa Coppa Italia, qui la squadra tiene tantissimo. E per fare punti bisogna portare tre corridori all'arrivo, nei primi posti. Quindi ce la metteremo tutta per quello e anche per provare a vincere la corsa. Io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada. Io e te. Oggi ogni piazzamento sarà importante e sarà vera lotta con la Bardiani. Sì, una bella lotta fino alla fine, fino a domani, perché siamo messi quasi con gli stessi punti sulla Coppa Italia, speriamo di vincerla, noi ci va forte e speriamo di vincere oggi. Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America. Yeah, it's a nice race. Questa è una corsa molto bella e oggi partiamo da un posto veramente incredibile. Nella mia squadra ci sono parecchi elementi in forma e oggi cercheremo di cogliere il risultato pieno. Altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Presidente, ieri un ricchissimo antipasto, ma oggi Bologna Fiera è davvero vestita a festa. Oggi siamo alla partenza e siamo ancora più emozionati, ma tutto è pronto grazie alla splendida organizzazione del Giro dell'Emilia. Vediamo tanta passione e noi che facciamo eventi troviamo che questo è veramente un evento straordinario. Si respira aria di sport, di impegno e soprattutto di grande amicizia. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Nicola Cafurini, oggi voi della Vega potrete cimentarvi in quella che è una delle classiche del calendario italiano. Qui vincono solo i grandi campioni. Sì, sicuramente un'altra grande opportunità che ci danno gli organizzatori. Queste corse di grande livello. Cercheremo di fare il meglio possibile, di metterci in mostra e di ripagare la loro fiducia. Io e te che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera. Io e te, io e te, io e te. Presidente, una delle grandi classiche del panorama italiano, questo è un fiore all'occhiello per la federazione. Ma sicuramente, un grande patrimonio del ciclismo internazionale, italiani in particolare. Adriano Amici ormai, così dice, davvero una bella realtà con continuità perché rappresenta più eventi in Italia. Essere ospitati della fiera, che è un'eccellenza nel mondo, sicuramente è prestigio per il ciclismo. Questo conferma che la bicicletta, che i suoi protagonisti sono sempre uno strumento straordinario di valorizzazione e promozione del territorio, e qui c'è anche da promuovere eccellenza e specificità locali in termini di agroalimentari e altre specializzazioni locali, per cui siamo felici di questo abbinamento. È bello vivere anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore. Direttore della Banca Interprovinciale, ancora una volta vicino al grande ciclismo, oggi qui a Bologna Fiere è un vero spettacolo. È un grande spettacolo, è la storia del ciclismo, perché il Giro dell'Emilia fa parte dell'esperienza nazionale, direi, e non solo. Poi devo dire che riscalda la salita di San Luca, riscalda i ciclisti ma riscalda anche i tifosi, perché è veramente una salita eccezionale e abbiamo voluto sostenere questa impresa dell'amico Amici, che sostiene questa corsa che per noi è veramente straordinaria. 98 anni di storia per il Giro dell'Emilia Granarolo, la classica di fine stagione con l'arrivo sulle pendenze proibitive del San Luca a Bologna. Partenza quest'anno dalla zona di Bologna Fiere per un legame che si rinsalda tra l'ente organizzatore capitanato da Adriano Amici, il GS Emilia, e Bologna Fiere.
Dopo un inizio caratterizzato da una maxi fuga di oltre 20 uomini, tra i quali Emanuele Sella, Manuele Mori e Danilo Napolitano, la Neri Sottoli ha lavorato per ricucire al 50° chilometro di gara, il gruppo è tornato compatto. La seconda fuga del giorno ha preso le mosse intorno al chilometro 80 e ha assunto rapidamente proporzioni molto interessanti, fino a 8 minuti di vantaggio massimo al chilometro 110. Ad animarla Gianfranco Zilioli, Jacques-Jean Rensburg e Sergei Firsanov. Quest'ultimo si è staccato già al primo passaggio sul San Luca, gli altri due hanno proceduto insieme per un solo giro del circuito finale e al secondo passaggio dalla salita bolognese il corridore dell'Androni se n'è andato tutto solo impegnandosi per difendere un margine di un paio di minuti. Alle sue spalle Rebellin faceva il diavolo a 4 sulle successive scalate al San Luca, selezionando un drappello di 7 uomini, con il vincentino della CCC Polsat, Formolo e Davide Villella, Buongiorno, Zardini, Pellizzotti e Madrazo. Villella, molto sfortunato, ha forato all'inizio del penultimo giro del circuito, a circa 15 km dalla fine, mentre gli altri recuperavano secondi su secondi a Zilioli. Il forcing della Bardiani, soprattutto di Zardini a beneficio di Buongiorno, è risultato infine decisivo e proprio sulle prime rampe della quinta e ultima ascesa si è consumato il ricongiungimento. Madrazo è partito in contropiede, per prima ha ripreso Zilioli e ha tentato l'assolo. Per un attimo è parso riuscire nel proprio intento, ma poi Buongiorno è riemerso di prepotenza, riportando sotto pure Rebellin. Il 43enne di Madonna di Lonigo ha piazzato allora il suo affondo a poco più di mezzo chilometro dalla vetta, piantando tutti in asso e andando a vincere su Madrazo, mentre Pellizzotti, rinvenendo da dietro, si è preso il terzo posto davanti a Zardini, Buongiorno e Formolo. Zilioli, bravissimo, ha salvato comunque il posto nella top 10, chiudendo settimo, e a seguire si sono piazzati Diego Rosa, Marcos Garcia e Michel Kreder. A 43 anni dunque Davide Rebellin aggiunge una clamorosa perla a una carriera infinita. Il portacolori della CCC Polsat, doppietta al Giro dell'Emilia per Davide Rebellin! Primo Davide Rebellin! Davide Rebellin, 8 anni dopo, ancora vittorioso sul San Luca. Sì, è una gara che amo molto perché il percorso è veramente adatto alle mie caratteristiche. È venuta una gara molto selettiva, la fuga mi ha preoccupato un po' perché aveva preso parecchio vantaggio, Zilioli era andato forte, però l'ultimo giro era quello che ha fatto la differenza. Aveva detto che dovevo attaccare a tutti i costi, soprattutto l'ultimo giro, l'ultimo strappo, e così è stato, è andata bene. Non ti stanchi mai? Eccoci. Ma ancora tanta voglia, determinazione, tutti i fattori che mi fanno ancora essere qui e per lottare a vincere. Adriano Amici, una giornata spettacolare, le donne, poi il Giro dell'Emilia, un grande impegno organizzativo ma una grande soddisfazione. Beh, direi di sì, direi che il pubblico ci ha premiato, quello di allestire una o due giorni sia maschile che femminile, vi garantisco io che non è una cosa così semplice. Abbiamo avuto i complimenti dalla giuria internazionale sia maschile che femminile, questo qui è, come devo dire, è una gratificazione molto grande. All'inizio ho detto non so se la rifaremo, però alla fine di questa manifestazione, di questi giorni, di queste due giornate, ci sarà anche il Veghelli, ma soprattutto due corse in un giorno, hanno avuto un risultato che merita di essere ripetuto.